Allora, Dos Santos, il ritiro è praticamente concluso. Quali le prime impressioni? No, siamo contenti di come siamo andate queste 2 settimane qua. Abbiamo lavorato bene, intensamente, quindi la prima parte si è conclusa. Adesso continueremo da sabato la prossima fase giù a Bari. Senti, per quanto riguarda la difesa, hai trovato qualche novità, qualche difficoltà rispetto all'anno scorso? No, nessuna difficoltà, credo che comunque... il lavoro del mister sia praticamente simile a quello di Torrente, soprattutto per noi difensori, quindi per noi non è cambiato quasi nulla. L'impegno, il lavoro tattico e anche tecnico non sono mancati, si sono visti anche nelle amichevoli. Per quanto riguarda magari il gioco, c'è da attendere ancora qualche tempi migliore, come dirsi, no? No, certo, per il gioco c'è ancora un po' su da lavorare, però come intensità e come voglia credo che abbiamo già dimostrato che ne abbiamo tanta. Tu nel frattempo sei diventato causa anche forza maggiore. A proposito, salutiamo Ciccio Caputo, un saluto affettuoso a Ciccio. No, certo, ecco. come abbiamo già fatto ieri sera in piazza, abbiamo fatto un grosso in bocca al lupo, un augurio, li aspettiamo tutti quanti al più presto fra noi. Anche noi lo aspettiamo, però nel frattempo sei diventato capitano, ovviamente. E proprio per questo fatto, ma anche per, come dire, un merito esteso anche a tutto il Baricalcio che è qui presente, che ha supportato un po' tutto questo impegno per il ritiro, vogliamo donarti noi di Puglia Calcio questa mattonella, quella che stiamo dando un po' a tutti quanti. Perfetto. Ma la mattonella come simbolo, no? Di costruzione, affinché si possa costruire un Bari competitivo e che possa appunto competere per grossi traguardi. Quindi la diamo a te. Grazie. Premio mattonella, magari se vuoi salutare anche i tifosi e i lettori di Puglia Calcio 24. No, le faccio un saluto da parte di tutta la squadra del Bari, soprattutto a quelli che sono venuti su in ritiro per darci un appoggio, un sostegno, e quindi noi come sempre nel nostro impegno ci metteremo tutto e poi sarà il campo a dirci la nostra, quindi siamo contenti da come sia andato questo ritiro e li aspettiamo numerosi allo stadio. Tu ovviamente conti di rimanere a Bari, ci auguriamo. No, certamente io non mi sono mai imposto la volontà di andare via da questa squadra, quindi la mia volontà è di poter continuare qua se ci sono tutti i presupposti. Grazie Dos Santos, in bocca al lupo. Prego, crepi lupo.